Yep ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo. Prima di iniziare mi volevo scusare per la mia assenza, almeno dal mio canale, perché per chi mi segue davvero sa che faccio video anche su un altro canale, si chiama Noi Malati di Foot, lo gestisco diciamo insieme anche ad altre persone, quindi faccio video di là e faccio player review, e queste player review che faccio mi piace fare questi tipi di video. Dunque volevo iniziare questi vlog, sì, chiamiamoli vlog, veloci, rapidi, senza tagli, tutti dritti, come posso dire, tutti senza tagli, senza niente, come viene ragazzi, come viene. Comunque, allora partiamo con questo vlog momentum. Allora, esiste? Ragazzi, vi dirò la mia opinione, anche guardando altri video e tutto, ma mi sono fatto una mia opinione. Per me il momentum non esiste. Momento, attenzione. Momentum non esiste. Perché? Perché se esistesse questo momentum, rovinerebbe davvero tutte le cose, tutte le partite. Perché tutte? Perché comunque, diciamo, andrebbe ad incidere su moltissime partite. Dunque, non voglio dire che non ci siano script, bug, glitch, tutte queste cose qui. Queste cose esistono. Ma veniamo più nello specifico. Che cos'è il momentum? Il momentum è quelle partite nel quale voi perdete. Fate tipo 10 tiri in porta, l'avversario fa un tiro in porta, però andate a perdere. Strana la cosa, ma è così. Poi è anche quel fattore che incide sui vostri giocatori. Ad esempio, avete un giocatore che ha un controllo palla mostruoso, per colpa del momentum, tra virgolette, all'improvviso non riesce più a stoppare un pallone, diventa lentissimo, i difensori diventano lentissimi, però i difensori avversari sono tutt'altra cosa. Però parliamo del momentum su di noi, per esempio su di me. Io ho Ronaldo, velocissimo, si fa recuperare da uno Skrtel. Ora ho fatto un esempio. Questo è tipo un momentum. Oppure un Ronaldo che è sotto porta, non sbaglia mai, che ha fatto 10 gol nelle ultime due partite, ad esempio, in quella partita li sbaglia tutti. Oppure quando si incontra quel portiere super forte, oppure quando il nostro portiere fa le papere, quello è tutto una serie di momentum. Allora, io non ci credo a queste cose, io soltanto credo negli script e nei bug. Gli script, ovvero quando c'è, per esempio, un mio giocatore, metto sempre in causa la mia squadra, che non viene fermato da nessun difensore, dico nessuno. Ad esempio voi prendete col calcio d'inizio, io prendo, batto, vado con Sturridge, vado direttamente in area di rigore e segno. Quello ad esempio uno script. Un bug quale può essere? Ad esempio il bug quando state per fare un tiro, un passaggio. Cosa succede? Questo giocatore, la palla, va un po' avanti la palla, il giocatore non tira subito, aspetta quei due secondi. Quello è un bug. E ci sono anche altri bug naturalmente. Dunque, in conclusione, voglio terminare subito, sono 4 minuti, sono già abbastanza. Concludo, il momento per me non esiste. Se esistesse sarebbe davvero la cosa peggiore di questo gioco, di questo foot, perché in modalità offline contro il computer il momentum non esiste, neanche lo script, esistono solo i bug. Ci sono sia online che offline, però gli script ci sono molto, anzi diciamo stanno di più online. Dunque ragazzi, se volete altre tipologie di video, non dimenticate il mi piace, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina Facebook. Vi dico ancora una volta la mia opinione sul momentum, può essere anche una cosa mentale, perché io personalmente dico, no, ma cazzo, quel giocatore sta facendo schifo, non mi piace, la mia squadra gioca male, e io mi demoralizzo,
psicologicamente, quindi dovete pensare sempre in positivo, ragazzi. State perdendo? Mettetevi con la testa sotto, impegnatevi di più e cercate almeno di pareggiare. E se per esempio perdete perché avete fatto meno tiri in porta, allora non vi arrabbiate, perché comunque non avete sfruttato bene le occasioni. Oppure se vedete che avete fatto più gol voi, non vi arrabbiate. No, se avete fatto più tiri, non vi incazzate, perché poi andrà ad incidere sul vostro morale, sulla vostra condizione psicologica, e quindi vi porterà alla sconfitta in quel giorno. Poi cambiando al giorno, cambiando anche, aspettando un po' nel giocare altre partite, potrebbe cambiare molte cose. Per me il momentum può essere anche una cosa psicologica. Dunque vi invito a commentare dicendomi cos'è secondo voi il momentum, se esiste secondo voi. Dunque ragazzi, qui GioviSpo vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook per restare sintonizzati. Ditemi se volete altri video di questo tipo. E qui GioviSpo vi saluta e vi ringrazio.